ben arrivati. Innanzitutto un ringraziamento a tutti i candidati sindaci che hanno accettato il nostro invito. Vi comunico che invece per quanto riguarda i due candidati sindaco che da oggi non sono presenti, hanno mandato una comunicazione per dirci che purtroppo per motivi di salute e per impegni precedentemente assunti non potevano partecipare a questa manifestazione. Naturalmente ce ne dispiace, però noi andiamo avanti perché ritengo che questo sia un momento importante, anche perché si chiedono molte cose alla classe politica e naturalmente prima di un'elezione gli impegni che si devono assumere diventano importanti come programma per la regolamentazione di un territorio dove noi siamo chiamati ad operare. C'è qui presente anche il presidente Giuseppe Girolimenti della sezione del Lance, perché ricordiamo come la sezione dei costruttori è all'interno di Confindustria Pescara, se non la prima comunque a pari merito con la sezione terziaria Avezzato. Sappiamo come il settore dell'edilizia è importantissimo per il nostro territorio, per il comune e per la provincia, ed è purtroppo uno dei settori, insieme anche ad altri, che stanno soffrendo di più da questo momento di crisi. Vi descrivo brevemente come abbiamo proceduto per questo confronto. Abbiamo mandato ai candidati sindaci un nostro piccolo programma con pochi punti che dovevamo mettere in evidenza e che chiedendo naturalmente che nel loro intervento potessero dare una loro opinione su questi punti, che sono appunto la burocrazia, il discorso delle edile e delle costruzioni in generale, le infrastrutture con particolare riferimento al piano regolatore portuale e poi anche per quanto riguarda il progetto della nuova Pescara, che è un progetto referendario che noi come Confindustria abbiamo sostenuto, anche se purtroppo possiamo dire, purtroppo naturalmente dal nostro punto di vista è un po' caduto nell'oblio, anche se nel 25 maggio i cittadini dell'area metropolitana, tre comuni dell'area metropolitana verranno chiamati ad pronunciarsi su questo argomento. Abbiamo chiesto ai candidati di essere presenti e sono stati puntualissimi, di questo vi ringrazio doppiamente, alle 4:15, perché procedevamo con un'estrazione che è regolarmente avvenuta in modo da definire quelli che saranno l'ordine degli interventi. Si va dal sito che ha Aldore Mann, passando per De Camillis, Testa, Alessandrini, Di Carlo e Corneli, che interverranno in questo ordine con 5 minuti per esporre quello che è il loro programma o rispondere a quelle che sono le nostre osservazioni. Dopodiché io direi di permettervi, soprattutto a voi, di intervenire su alcuni argomenti se naturalmente di interesse. Se non ci fossero domande, passerei magari con ordine inverso la parola ai candidati se volessero aggiungere qualcos'altro. Quindi nel ringraziarvi della puntualità e della presenza, io direi di cominciare subito passando la parola al sindaco Aldore Mascia. Grazie. Grazie, buonasera e bentrovati. Mi sembra di tornare indietro di 5 anni, anzi di 6 per la prima volta, di 5 per la seconda e oggi per la terza volta, perché è la terza candidatura a sindaco di Pescara e gli incontri qui in Confindustria sono sempre stati incontri animati, sono stati confronti. Devo fare i complimenti anche all'impostazione che è stata data a questo tipo di incontro oggi. Cioè noi partiamo da una piattaforma, da un documento che è stato messo a disposizione dei candidati sindaci, che costituisce una traccia importante, costituisce un modello di lavoro per i prossimi 5 anni e ovviamente, come nel caso di chi ha governato e amministrato nel quinquennio passato, costituisce anche un momento di verifica circa alcuni obiettivi che sono stati realizzati dall'amministrazione, altri che devono essere ancora realizzati e che possono essere realizzati, e questa è la prima riflessione che io consegno al qualificatissimo uditorio, possono essere realizzati soprattutto non a colpi di maggioranza, ma se c'è un idem sentire da parte di un consiglio comunale maturo,
da parte di un'assemblea civica che rappresenti un'intera città, che abbia la piena consapevolezza e la piena coscienza che i problemi di una classe economica come quella che voi rappresentate sono i problemi di un'intera città. Se ci sono atteggiamenti precostituiti, preconcetti o pregiudiziali, come purtroppo si è verificato nei 5 anni passati, è evidente che tutto questo provoca un rallentamento molto spesso, ahimè, in tempi molto difficili come quelli andati, anche una paralisi nel progresso complessivo della città o nel raggiungimento di obiettivi che poi sono a cuore di tutti. Per entrare nello specifico, Presidente Marraniero, credo che il primo giro sia di presentazione, ma ovviamente non mi soffermo sulla presentazione personale perché dopo aver governato per 5 anni ritengo assolutamente pleonastica la presentazione personale. E allora passo direttamente al merito della questione. Sulla lettura di questo documento io ho rilevato spunti molto interessanti. Alcune cose peraltro sono state realizzate. L'obiettivo della semplificazione amministrativa è un obiettivo che passa intanto attraverso un volano fondamentale per la semplificazione amministrativa, che è il governo nazionale. Se il Parlamento, fino a quando ci saranno Camera dei Deputati e Senato, non imprime un'accelerazione sotto questo punto di vista, mi pare di dire qualcosa che è nelle corde di tutti gli italiani, perché d'altra parte il governo in carica, il Presidente del Consiglio, il giovane Presidente del Consiglio, mi pare che abbia messo nell'agenda tra le priorità sicuramente la semplificazione amministrativa. Tutto è reso più complesso e più complicato anche per le amministrazioni comunali. Noi peraltro al Comune di Pescara intanto voglio sottolineare che abbiamo un portale internet che è stato premiato come uno di quelli più evoluti, uno di quelli con le caratteristiche migliori in termini di trasparenza, in termini di facilità di accesso. Dobbiamo migliorare questa idea del patto per l'efficienza, anzi faccio i complimenti alle due associazioni di Chieti e Pescara perché hanno precorso i tempi, sono riusciti a portarsi avanti, ad fare qualcosa di assolutamente innovativo e rivoluzionario costituendo un'unica entità. La digitalizzazione è un processo in corso. Devo dire che per esempio noi in tema di digitalizzazione abbiamo avviato un processo di modernizzazione di tutto l'archivio edilizio ed urbanistico. Ad oggi occorrono ancora dai 20 giorni in poi, se si rivolge un'istanza per avere una vecchia concessione edilizia, per poter ottenere il soddisfacimento di questa istanza. Una volta eseguita la digitalizzazione, i tempi di risposta saranno praticamente azzerati, perché il privato dovrà presentarsi all'URP, protocollare la propria domanda e in tempo reale l'URP, ufficio relazioni con il pubblico, consentirà l'accesso all'archivio digitalizzato e quindi gli rilascerà il documento richiesto. Io dico che è ancora meglio se daremo la possibilità al privato di presentare anche la propria istanza via email, perché qui un rilievo lo devo fare, Presidente Marraniero, è che molto spesso è vero che le amministrazioni devono accelerare, è vero che le amministrazioni devono recuperare in termini di efficienza, ma occorre creare poi un modello virtuoso di sinergia, di formazione del personale, ma anche di formazione dei professionisti che interloquiscono con i nostri uffici. Perché? Sì. Innanzitutto che sono d'accordo con te, nel senso che è vero che ci vuole un'educazione da alcune parti, però io sono costretto a richiamarti un attimo all'ordine perché è sforato il... Ah, perfetto. Io... Pensavo peggio, Vincenzo. Pensavo veramente peggio, grazie, sono rasserenato. Poi che il primo che parte è quello che ha più difficoltà, che dice, ma sono fuori tema. Grazie. Proprio per regolarsi, è logico che i 30 secondi no, naturalmente avrete anche... Torneremo poi sulla cosa. Grazie. Solamente dare un lampo sugli altri 2-3 argomenti, se lo passi la parola e avrai la possibilità. Sugli altri due argomenti, vabbè, ce ne sono alcuni interessantissimi, un lampo era relativamente ad alcuni provvedimenti, alcuni dei quali sono
sono stati approvati. Mi pare che ci sia un riferimento velocemente rispetto a piano casa 2, e dico francamente che decreto sviluppo, lo so che molti sono delusi, vedo il mio amico presidente della Camera di Commercio Becci che me l'ha rimproverato alcune settimane fa. Noi abbiamo avuto un consiglio comunale improduttivo, mi dispiace, non è un'accusa rivolta ai singoli, non è un'accusa rivolta ai partiti, ma è la premessa del discorso che facevo, cioè o c'è una presa di coscienza da parte di tutti, e in questo senso c'è un'evoluzione anche all'americana di interpretare il ruolo di opposizione in maniera più moderna e più costruttiva, o altrimenti, guardate, o vince Alessandrini, o vince Testa, o vince Serraiocco, chiunque altro incontrerà le stesse difficoltà, perché nessuno ha la bacchetta magica e perché se non c'è una svolta culturale non andiamo da nessuna parte. Grazie. Grazie sindaco. Io adesso delle regole, noi naturalmente siamo rispettosi delle regole. C'è il candidato Serraiocco a cui do il benvenuto. Grazie. Se purtroppo per un po' di ritardo chiederei agli altri candidati di permetterci di includere ancora gli interventi se non ci sono opposizioni, perché le regole che avevamo fissato erano leggermente diverse, quindi ringrazio se questo silenzio non tace fa senso ed passo la parola a De Camillis. Già penalizzato di 7 secondi? Allora, andiamo. Parto con un recupero. Spento Roberto, spento. Accendi. Sì. Bene, allora io mi voglio ricollegare a quello che ha detto il sindaco Antonio Mascia come chiusura del suo discorso, per introdurre un po' anche un aspetto di carattere politico prima ancora che amministrativo, come voi avete declinato in questo documento che ci avete consegnato. La situazione politica nel Consiglio Comunale di Pescara è stata veramente drammatica. Devo dire che tutte le forze politiche, o quasi tutte le forze politiche, non hanno saputo interpretare il ruolo che l'elettorato gli aveva assegnato. Con questo voglio dire che una parte della maggioranza non sempre ha capito di essere maggioranza e non sempre si è comportata come maggioranza, ma dall'altra parte devo altrettanto dire che l'opposizione ha interpretato il ruolo che compete all'opposizione, ma nella maniera più becera e più integralista che possa esistere sulla faccia della terra. L'opposizione non è un ruolo politico che deve impedire a governare, l'opposizione è un ruolo politico di grande spessore politico quando riesce a essere un'opposizione propositiva, è una parola che si sente dire sempre, spesso, opposizione propositiva, ma è quello il ruolo della vera opposizione. Io faccio un piccolissimo richiamo a quello che è stata un po' la prima Repubblica. Il Partito Comunista era tradizionalmente l'opposizione, ma era l'opposizione costruttiva, ovvero sia era quella opposizione che aiutava la maggioranza a governare meglio. Se ricordate, vedo tra di voi moltissime persone giovani, ma qualcuno che ha qualche anno come me in più sulle spalle, il piano regolatore, uno dei piani regolatori più importanti di Pescara, fu sicuramente stilato dall'allora maggioranza che faceva riferimento al pentapartito, ma con un grande contributo del Partito Comunista. Questo significa amministrare una città. Bene, passando a quello che voi avete declinato in questo documento, per chi come me, non essendo io sindaco di Pescara e quindi aspirante sindaco di Pescara, sarebbe troppo facile dire sì, condivido tutto o quasi tutto quello che voi avete declinato, però d'altra parte devo dire che in effetti la semplificazione amministrativa è stata portata avanti dalla giunta del sindaco attuale. Devo dire che altri settori rispetto all'edilizia, rispetto all'urbanistica, hanno avuto un impulso di maggior intervento tra l'amministrazione comunale e gli operatori. Certo, questo va migliorato, andrebbe migliorato, e noi abbiamo declinato delle ipotesi che possono vedere questa semplificazione ancora di più come rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini di Pescara e gli operatori. La parola chiave, se si può individuare una parola chiave,
sarebbe quella della condivisione. L'amministrazione comunale di Pescara, ma come tutte le amministrazioni comunali, non hanno la capacità totalizzante dell'intervento sulla città, sui vari settori. Va condiviso tutto o quasi tutto. Io, se posso muovere una critica all'attuale sindaco amico Luigi, in alcune circostanze lui ha mancato sotto questo aspetto. Io avrei coinvolto di più la città, avrei condiviso alcune scelte con pezzi della città. Per venire a noi, io ritengo che questo momento drammatico di questa città, che è un po' piegata su se stessa, deve prevedere un colpo di reni che può passare attraverso una ripresa economica, che può passare attraverso il turismo e il commercio, non per ultimo il fattore urbanistico. Noi abbiamo come forza politica di ispirazione civica, le liste che sostengono la mia candidatura sono tutte e tre civiche, abbiamo ipotizzato due grandi progetti. Il primo progetto è un progetto di carattere urbanistico che va a incidere sul sito riguardante la piazza Forte di Pescara, per capirci, ma sapete bene tutti che insiste su quel terreno che è Porta Nuova, all'interno del quale nella sua centralità scorre il fiume Pescara. Noi crediamo che lì vada riqualificata totalmente la città da un punto di vista urbanistico, e abbiamo il progetto cantierabile. Quindi abbiamo già studiato, abbiamo fatto redare a dei progettisti questo progetto di grande riqualificazione, che potrebbe poi essere il fiore all'occhiello della futura amministrazione. E a fianco a questo progetto, proprio perché all'interno scorre il fiume Pescara, la riqualificazione del fiume Pescara come parco fluviale, ma non solo nella eccezione di parco fluviale, ma anche come riqualificazione delle acque e del problema annoso e ormai diventata quasi una favola, quella del dragaggio. Noi anche qui abbiamo un progetto già da realizzare, che prevede, vedo che il tempo è terminato, mi fermo qui, voglio solo a completare questo mio concetto, questo progetto che vede la possibilità di dragare quotidianamente il fiume Pescara, è un progetto cantierabile che prevede una spesa di soli 20 milioni, prevede il taglio della diga foranea a nord di 170 metri, a sud di 10 metri e la prosecuzione del molo nord di altri 100 metri. Poi comunque spero di avere altro tempo per poter parlare con più per precisione. Grazie a tutti quanti voi. Pronto? Eccoci. Allora, buonasera a tutti, grazie a Confindustria Pescara, grazie a tutti coloro che oggi sono qui venuti ad ascoltare i candidati sindaci. 5 minuti per 6 temi di grande attualità e di grande importanza. Cercherò di toccarli tutti, anche perché sino ad oggi, in questo momento, non si è fatto assolutamente riferimento a questo documento che è molto attuale e rappresenta 6 tematiche fondamentali. Semplificazione amministrativa. Io voglio ricordare che tutto ciò che ha a che fare con la semplificazione, la sburocratizzazione e anche tutto ciò che ha a che fare con l'informatica applicata alla burocrazia deve essere colta in un atto. Faccio un piccolo riferimento a ciò che è avvenuto in provincia dal 1 febbraio 2014, dove abbiamo creato un software dove tutti i professionisti possono relazionarsi con il genio civile tutti i giorni dell'anno, anche il giorno di Natale, il primo dell'anno, tutte le ore, per inviare le pratiche. Ciò verrà fatto anche in comune, quindi caricate tutte le pratiche sul portale, entro 30 giorni il comune deve richiedere eventualmente l'implementazione, la richiesta di ulteriori documenti e poi un controllo successivo. Quindi si passerà dal controllo preventivo al controllo successivo. In questo periodo l'imprenditore continuerà ovviamente a lavorare. Secondo dato importante messo in evidenza dal vostro documento: pagamento dei lavori.
c'è un decreto legislativo, il 35 del 2013, che chiede il pagamento dei crediti delle aziende nei confronti della pubblica amministrazione, tema delicatissimo e di grandissima attualità, così come è avvenuto in provincia, dove ho fatto pagare tutti i crediti che hanno le aziende nei confronti della nostra pubblica amministrazione entro il 2013. Noi abbiamo utilizzato per intero tutto il patto regionale e il patto nazionale, cioè, ho avuto anche una lettera dall'ANCE nel 2012, dall'ANCE regionale, con la quale c'è stato un complimento nei confronti della provincia di Pescara. Si parla anche ovviamente di riduzione del 35% di spese in conto capitale, meno in investimenti, oggi è un dato nazionale, così come si parla anche di un aumento del circa il 7% della spesa corrente, dovuto ovviamente anche a un aumento dell'IVA che c'è stato anche per le pubbliche amministrazioni, che negli ultimi due anni è passata dal 20 al 22, però voglio anche ricordare l'ultimo decreto del 24 aprile numero 66, dove l'attuale governo dà la possibilità per i lavori dei comuni per quanto riguarda l'edilizia scolastica 2014-2015 l'esenzione totale del patto di stabilità. Io ho richiesto anche a Lupi di fare la stessa cosa, di fare una sana pressione, perché tutte le scuole secondarie, anche e soprattutto nel nostro territorio della provincia di Pescara, ci sono istituti superiori, avere lo sblocco del patto di stabilità è molto molto importante. Si è parlato di Tasi, anche qui ho letto con grande attenzione il vostro documento. Mi sembra che l'esclusione della Tasi non possa essere fatta da un punto di vista normativo per quanto riguarda il decreto legislativo 446 del 97, quindi esclusione no, ma agevolazione sì. Interventi di riqualificazione della città. Tre cose da fare immediatamente: adozione immediata del decreto sviluppo. È insano che solo il comune di Pescara oggi su base locale non abbia recepito il decreto sviluppo. Secondo punto, revisione puntuale del piano di tutela. Nell'ultimo periodo sono state messe alcuni immobili che sono solo vetusti e vecchie, non hanno una storia, a questi immobili è stata applicata una sorta di non toccabilità, tra virgolette. Ciò deve essere revisionato subito. Terzo, tecnicamente, confrontandomi con diversi tecnici, molti chiedono da subito la rimozione del concetto del principio H mezzi, che è un principio che ha creato più danni della crisi economica rispetto a quello che ha creato il principio H mezzi. Si parla anche di un'altra prassi molto utilizzata in Europa, il social housing. Anche qui è un concetto molto importante, perché non si parla di consumo di territorio, ma si parla di un accordo da fare con i costruttori, perché oggi esiste un invenduto abbastanza importante con il fondo di investimento, con il comune, che ha anche un'esigenza abitativa. Questo avrebbe come uno dei primi effetti positivi quello di contrastare l'esclusione sociale. Un altro dato molto importante di cui si parla in questo documento è tutto il concetto del discorso delle infrastrutture. Quindi PRG ovviamente subito il piano regolatore portuale di Pescara, sapete l'impegno del sottoscritto in qualità di commissario straordinario del porto, e poi il sesto punto, la nuova Pescara. Io da subito mi sono iscritto tra coloro che sono molto molto favorevoli a questa unione di tre comuni, Montesilvano, Pescara e Montesilvano, non soltanto per un discorso di costo della politica, perché oggi al cittadino poco interessa se ci sono 3, 4, 10 consiglieri in meno, 3, 4 assessori in meno, 3 sindaci in meno. Oggi interessa che Pescara abbia una forza maggiore su tutta la costa adriatica, che vada a riprendersi fette di competitività a nord con Ancona e a sud con Bari, e che abbia quindi una forza maggiore anche di drenare i famosi fondi europei. Chiudo dicendo che solo per l'Italia l'Europa ha messo a disposizione ben 32 miliardi di euro per la rigenerazione dei nuclei urbani. È una scommessa che dobbiamo cogliere subito. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Il tempo tiranno induce sintesi e rapidità.
tuttavia un primo saluto naturalmente presente, ringraziamento a quanti hanno organizzato l'incontro. Effettivamente lo stato qui, questo parterre de Roi, già nel 2005, tutto scorre, a volte ritornano varie sollecitazioni emerse da parte di Confindustria, così come cristallizzate in questo documento. Cercherò anch'io di parlare, pur nella ristrettezza dei tempi, di ciascuna sollecitazione ivi presente. In ordine alla semplificazione amministrativa, è chiaro che noi viviamo in un paese, l'Italia, in cui non c'è solo il primato, diciamo, mondiale degli avvocati, ma anche della produzione legislativa. Naturalmente chi vi parla è un avvocato. Si chiama superfetazione normativa, è un bel termine. Questo crea un certo problema non solo nell'interpretazione della norma, ma, come mi ha insegnato il mio maestro, talvolta anche nella ricerca della stessa. Cosa può fare una pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa, per combattere il potere talvolta opprimente della burocrazia? Io penso che noi possiamo e dobbiamo riflettere sul fatto che, per esempio, a Pescara esistono 15 sportelli unici. Penso che avere 15 sportelli unici non valga a rendere un servizio efficiente alla popolazione, e credo che dobbiamo ridurre questo discorso ad unità, onde garantire percorsi amministrativi più facili e tracciabili naturalmente. La tracciabilità porta a quella che per me è una priorità, e cioè il potenziamento del settore informatico del Comune di Pescara, in quanto l'informatica è il, diciamo, lo strumento, il vettore con cui si attraversano queste problematiche. In termini di semplificazione amministrativa, io credo che sarà opportuno, per esempio, pensare ad uno sportello dedicato all'Europa e all'internazionalizzazione dell'impresa, in quanto diciamo, l'Europa è un'opportunità, però troppo spesso, diciamo, si finisce per sbattere contro muri di gomma, tanto più che la nuova programmazione comunitaria prevede determinate linee di finanziamento in cui sostanzialmente il faccia a faccia è fra comuni e Europa, senza più la mediazione della regione. Per quanto riguarda i punti sub 2 e 3, per i quali colgo delle analogie, io so benissimo che il problema dei tempi di pagamento di lavori e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, e lo so anche alla luce della mia esperienza da avvocato, è un grosso problema. So anche però, a testimonianza del fatto che esiste una responsabilità politica e che in qualche modo la cittadinanza è chiamata a pronunciarsi sull'offerta politica in corso, sul tavolo del dottor D'Aquino, che per gli addetti ai lavori e il dirigente settore ragioneria del Comune di Pescara, sono fermi ad oggi mandati di pagamento 5 milioni per opere pubbliche e 20 per spese correnti. Questo apre un problema sul, diciamo, bilancio che troveremo, ma poi ci facciamo una, diciamo, puntata a parte. Applicazione della TASI, naturalmente viene richiesta una, diciamo, premialità, però osservo una cosa che mi pare preliminare in ordine all'ingaggio di qualsiasi discussione, che pure naturalmente ci deve essere, siamo aperti, e cioè se la TASI, diciamo, è definibile come l'IMU, chiamiamola così, sulla prima casa, c'è un dato di fatto, e cioè che, salvo colpi di scena che francamente non mi sembrano realistici, entro il 23 maggio i comuni avrebbero dovuto approvare dei regolamenti consiliari. In difetto di questo farà sì che non ci sarà un acconto TASI a mese di giugno, quindi tutto questo, il gettito stimato in 12 milioni, è rinviato a fine anno. A velocissimamente, riqualificazione della città. Riqualificazione della città è un argomento per me centrale, perché si lega al tema della rigenerazione urbana, che per me è la stella polare da tenere presente. Io credo che noi dovremmo impegnarci a preservare la bellezza e la specificità dei nostri luoghi, dei nostri territori, evitando consumo inutile di suolo. Su questo ci tornerò dopo, perché credo che, al pari della rigenerazione urbana, per cui pure ci sono fondi comunitari che dovremmo essere in grado di intercettare, ecco, questo si lega su un'altra idea che ho molto convintamente, quella cioè per cui la città richiede manutenzione che deve divenire una sorta di grande cantiere permanente di opera pubblica. Velocissimamente, su infrastrutture, logistica e affini, credo sia superfluo, diciamo, no, evidenziare come il bacino portuale ha evidentemente una natura centrale per disegnare qualsiasi sviluppo di Pescara. Vedo il presidente Becci, oggi leggiamo sul giornale a proposito del rinnovato collegamento con la sponda dell'Adriatico, l'ha fatto la Camera di Commercio, ma noi vogliamo, diciamo, assecondare sostanzialmente questa
questa rete e serie di relazioni. Velocissimamente, area metropolitana. Io so bene che Pescara è il centro e cuore propulsivo dell'area metropolitana vasta, che parte, diciamo, da Città Sant'Angelo, arriva sino a Francavilla, arriva sino a Manopello, coinvolge diciamo, vari comuni, 9, 2 ex province in quanto c'è Chieti e Pescara. È indispensabile attuare strumenti di raccordo che partono non solo per quanto riguarda dei rapporti fin qui informali con, diciamo, i sindaci delle amministrazioni limitrofe e contigue, ma con l'idea di strumenti permanenti di coordinamento. Perché tuttavia sono molto scettico sul referendum Grande Pescara? Perché penso in primo luogo che esso sia calato in un momento in cui una sorta di attenzione, mi taccio, lo dico dopo. Grazie, buonasera a tutti. Io mi scuso prima perché purtroppo alle 17 dovrò andare via per un impegno al quale non potevo mancare, ma non volevo mancare neanche a questo, quindi cerco di essere succinto in attesa di diventare ubiquo. Allora, innanzitutto una cosa, mi fa piacere moltissimo registrare il favore di Confindustria. E non è una novità, non è una sorpresa nel registrare questo favore rispetto al referendum della Nuova Pescara. Lo dico perché la lista civica che io rappresento si chiama La Grande Pescara, che quindi, come si intuirà, è una lista incentrata su questo progetto. Le motivazioni di favore rispetto alla Grande Pescara non le devo spiegare a Confindustria, perché nel documento che ci è stato consegnato sono scritte perfettamente e credo che chi meglio di me possa, appunto, assieme a voi portare avanti questo tipo di proposta. Sono un po' più meravigliato nel vedere invece l'atteggiamento dei miei colleghi, che da un lato, nel caso del presidente Testa, si dicono favorevoli pur non avendo inserito nel programma l'argomento, e dall'altro l'atteggiamento per esempio di Alessandrini e di Albore Mascia, che non l'ha ribadito oggi ma è un suo atteggiamento, che piuttosto che dirsi favorevoli buttano la palla in avanti e parlano di area metropolitana oppure di area vasta, che poi è cosa Marco ha fatto incompatibile con la questione dei comuni. L'area vasta intesa del decreto del Rio non è affatto incompatibile con la questione dei comuni. Come a dire che nell'attesa di raggiungere un obiettivo più grande non sia forse il caso intanto di portare a casa quello che abbiamo a portata di mano il 25 maggio. Onestamente non lo capisco. Il 25 maggio è una data importante perché questo passaggio, cioè quello di poter unificare i comuni, dà l'opportunità a Pescara, non solo, come spesso diciamo, e forse permettetemi anche dinanzi a platee diverse rispetto a questa, sottolineando l'aspetto del risparmio, del taglio delle poltrone, ma dà l'opportunità alla città, con i suoi 192.000 abitanti, di diventare la terza sulla costa adriatica. Cosa significa questo? Ora, tenete presente che Pescara potrebbe svolgere un ruolo di città pivot, cioè di città che si colloca al centro di un'area, parlo dell'area di collegamento tra il Mediterraneo, l'Italia e i Balcani, e diventare meta non solo di turismo, come noi stessi della Grande Pescara spesso ribadiamo, auspicando un utilizzo del porto innanzitutto finalmente adeguato, ma potrebbe diventare luogo meta di turismo d'affari, perché tenete presente che tipo di area di mercato c'è dinanzi alla nostra costa, e non pensiamo solo alla Russia, ma pensiamo anche ad alcuni paesi dell'ex Unione Sovietica e così anche ad altri ancora. Ma c'è un altro motivo che normalmente non si dice. Tra qualche settimana prenderà il via l'Euroregione Adriatico-Ionica, un'Euroregione Adriatico-Ionica rispetto alla quale la città di Ancona, con i suoi 100.000 abitanti, sta cercando in ogni modo, e fanno benissimo, intendiamoci,
di accaparrarsi il ruolo di capitale, per così dire, un ruolo informale, ma è un ruolo, diciamo, importante, ugualmente importante. Bene, questa partita potrebbe essere giocata e vinta sicuramente con maggiore efficacia se Pescara si decidesse a fare questo passo. Tra l'altro, fatemi dire una cosa con grande semplicità. Tutti ci dicono, cioè nessuno ci spiega perché no, cioè perché no la fusione? Quale sarebbe il motivo? Mi rifiuto di parlare di campanili qui dentro, ma perché no? Concludo, visto che il tempo è stato. Avete dei timer accelerati in Confindustria. No, scherzo. Ma faccio in tempo a chiedere una cosa, a dire un paio di cose. Il sindaco parlava di un sito, parlava di trasparenza, di efficienza informatica, di un sito premiato. Sindaco, chi l'ha premiato il sito? Ve lo domando perché non io, ma il Ministero dell'Interno offre uno strumento che si chiama Bussola della Trasparenza. Andate su Google e digitate Bussola della Trasparenza. Lì potete inserire l'indirizzo di una qualsiasi pubblica amministrazione, ottenere un indice di trasparenza. Il Comune di Pescara su 66 indicatori ne ha 15 fuori regola. Mi domando, vi faccio presente che Napoli, Roma, Bari, quasi tutte le città ne hanno massimo uno o due di rossi. Mi domando chi l'abbia assegnato e con quali criteri. Grazie. Grazie. Buonasera, mi fa piacere tornare a parlare da questa tribuna, consentitemi di dire, un pur che tante volte mi ha visto in veste diverse, come ha visto sempre in veste diverse. Vi ringrazio per l'attenzione, vedo tanti amici, tanta gente che appartiene alla mia storia personale. Sceglierò alcuni punti perché il documento è corposo e in 5 minuti è difficile veramente affrontarli tutti. Una riflessione pure provocatoria, se mi consentite di poterla fare, io penso che fare il sindaco di questa città sia la cosa più facile in questo mondo. Quando aprite le imprese è difficile, fare il sindaco è facile, tanto se le cose si fanno è bene, se non si fanno la colpa di qualcun altro, del consiglio o dell'opposizione, oppure del ministero che non ci dà le possibilità di poterlo fare. Le cose non possono più funzionare così. Chi si assume la responsabilità di guidare un'amministrazione si deve assumere la responsabilità di interloquire con l'istituzione, si deve assumere la responsabilità di interloquire con l'opposizione. Questo succede dove non ci sono idee, questo succede dove si va avanti a tentoni. E faccio alcuni esempi. Noi abbiamo fatto alcune spese importanti nelle precedenti amministrazioni. Piano strategico della città, progetto Monistirolo, piano regolatore portuale, piano traffico, zona franca urbana. Ma sono finite. Qualcuno ne parlasse, si deve modificare, si deve aggiustare, si deve aggiornare, ma sono dei costi spesi che appartengono a un'amministrazione. Se va un'altra amministrazione non c'è più niente da fare. E questo è un modo di procedere che scava delle fosse pure con l'interlocutore che sta dall'altra parte. Entro nel merito delle questioni. Io, per essere vissuto pure in aziende sufficientemente, non dico ben organizzate, sufficientemente organizzate, ritengo l'automazione della città, ma l'organizzazione amministrativa della città, quando qualcosa di più fatiscente che io abbia mai trovato nella mia vita di manager d'azienda. E lo dico questo, se voi pensate solo, ovvero l'automazione è frutto dell'organizzazione, non si può pensare a un'organizzazione e un'automazione come fatti separati l'uno dall'altra. Se voi pensate all'organizzazione del comune, che una volta qualcuno chiamò il vecchio direttore generale, che è una persona che ha tutto il mio rispetto, però consentitemi sulle cose che non vanno bene di fare delle critiche che sono di natura politica, lo chiamo adocratica. Adocratica di solito sono le organizzazioni che tipo informatica, di formazione ad hoc. Dove c'è la burocrazia non può essere adocratica, dove c'è la burocrazia c'è un sistema in cui le responsabilità devono essere individuate in maniera chiara. Se voi cercate delle responsabilità al Comune di Pescara bisogna andare in giro con la bussola. Non si capisce mai qualcuno che sia responsabile di qualcosa. L'automazione, io per andare a leggere la posta del comune, devo andare al comune
a casa mia non leggo la colpa del comune. Io penso sia un fatto abbastanza unico questo, per dare un'idea, senza pensare ai collegamenti con gli altri istituti in termini di informarsi, altre cose che sono la Camera di Commercio, che sono le ASL, che sono... Ovvero ci vuole, dove non c'è la responsabilità, ci vuole l'autorevolezza di quella che è la prima e più importante città d'Abruzzo per promuoverle queste cose. Voglio andare subito a due questioni che a mio avviso sono centrali rispetto a un modo di essere, di procedere. Uno, il piano regolatore portuale. Il piano regolatore portuale nasce, mi dispiace che non ci sia il rappresentante di Rifondazione Comunista, perché lo sto dicendo in tutte le volte e quasi mai lei non c'è. Nasce dal 2006 ad opera di una persona meritoria, a mio avviso, di un assessore di grande competenza e professionalità come era l'assessore Tommaso Di Biase, in vota di Rifondazione Comunista, la delibera di indirizzo in quel momento. Successivamente siamo arrivati al 2008, l'abbiamo portato in consiglio comunale, 5 anni per avere la VAS. A mio avviso mi sembrano già troppi per avere un documento che poi rimane pur sempre un documento di tipo amministrativo. È chiaro che quello che bisogna fare rispetto al piano regolatore portuale è che tante volte passa quasi come un approdo di barche. Sembra così, ma ha fatto un bel approdo dove la parchetta, io arrivo, parcheggio, io parcheggio, quell'approdo, quell'altro. Il piano regolatore portuale è una struttura trasportistica che lega Lisbona a Kiev. Questa era l'idea del piano regolatore portuale. Oggi qualcuno dice riprendiamo da capo. Riprendiamo da capo, siamo arrivati nel 2006-2014, bisogna fare la delibera, siamo arrivati al 2022 un'altra volta. Poi arriverà qualche altro, sapendo che te la ricominciamo. Sì. Se ricominciamo ancora da capo, io la politica fiscale, per dirla tutta, la politica fiscale chiaramente, che oggi il comune di Pescara ha 2 milioni di contanti in cassa, per cui in campagna elettorale si promette di tutto, diciamo che promettiamo gli sgravi, ma non è vero. Oggi al comune di Pescara mancano i soldi, è chiaro che bisogna rivedere la spesa corrente. Avrà modo di continuare, rispetto agli altri candidati. Grazie a voi. Scusate, passo la parola all'ultimo in ordine cronologico, Serraiocco, e il suo intervento. Se potete passare. Grazie. Giuseppe, no, Giuseppe, per favore, con il mio a me. Grazie, mi scuso per il ritardo e della concessione data dai miei colleghi candidati sindaco a parlare, quindi vi ringrazio. Io ho visto il documento in questi giorni per email, ho visto il documento, l'ho letto attenzione, l'ho rielaborato un pochettino. Mi trovo, come diceva Florio, aver fatto altre attività qui dentro, anch'io, ma dall'altra parte come imprenditore, quindi mi sento toccato da questi problemi, perché sono problemi, da queste proposte che la Confindustria ha elaborato in uno studio particolare. Io capovolgerei completamente il documento, perché parliamo, anche i miei colleghi sindaco hanno parlato in generale di quelle che sono le condizioni che bisognerebbero sviluppare nel proseguo, nel caso in cui uno debba essere eletto sindaco. Io vorrei capovolgere un po' la situazione e anche il documento, ben scritto, con punti importanti, avrei dato maggiore attenzione allo sviluppo economico su altri ambiti, non soltanto sul piano regolatore portuale. L'ho detto già in televisione e lo ribadisco qui, che non tutta l'economia di Pescara gira sull'approvazione di un piano regolatore portuale, laddove io nel tempo che feci l'assessore di questa amministrazione ebbi anche la delega al piano regolatore portuale e l'accederai in modo determinante. Però non tutta l'economia di Pescara gira su un'approvazione di piano regolatore portuale, solo sul porto, ma gira, e noi dobbiamo essere in grado, dico da imprenditore, e poi nel caso in cui venga eletto sindaco, dobbiamo trovare degli stimoli e delle opportunità migliori e stare dietro quello che oggi il mercato richiede.
non si può soltanto il piano regolatore, non si può dire soltanto di una rigenerazione, di un nuovo piano regolatore generale del comune. Il mondo è innovativo, tecnologicamente avanzato, il mercato, non il mercato dell'attività che uno offre, ma la domanda è completamente cambiata. Parliamo adesso, poi, per quanto riguarda la fase successiva, poi il secondo intervento determinò ancora meglio alcuni appunti e spunti che ho avuto. Ma noi imprenditori, gli imprenditori oggi, semplificazione o non semplificazione, efficienza o non efficienza del comune, da voi dall'altra parte rispetto a me che mi sento dall'altra parte, interessa sì, interessa poco. Io per efficienza sarà a settimana ringraziando Gian Pichelli nella mia attività di docenza all'università, pubblicherà un testo sull'efficienza, sul controllo di gestione degli enti pubblici, però non sto annoiando, sarà, spero, la possibilità, anche se non dovessi essere sindaco di Pescara, di poterlo venire ad illustrare. Penso che sia un lavoro di 3 anni scientifico importante, quindi spero che abbiate la possibilità di poterlo illustrare, più che dire. E vi ricordo di tornare indietro. Il problema oggi dell'impresa, il fatto che noi ci candidiamo al sindaco, è per dare delle risposte. Quali sono queste risposte? Il problema dell'imprenditore, della Confindustria, dell'imprenditore che sta sul mercato, non è un problema soltanto circoscritto alla semplificazione dell'attività amministrativa, anche perché in quel periodo io lo feci insieme al sindaco che condivise con me alcune scelte. Penso che abbiamo telematicamente rinnovato la SCIA, perché prima non c'era, siamo stati precursori, il Comune di Pescara ci ha chiamato e ci chiamavano in tutte le riunioni, addirittura anche in sede amministrativa regionale, per far vedere come erano i dati della SCIA all'interno del SUP. Abbiamo fatto altre attività, spero, e ho fatto, proposto altre attività, lo sportello dei giovani, lo sportello lavoro, lo sportello imprese, sono tutte attività perché parto dal presupposto che il sindaco non deve soltanto risolvere il problema di adesso, deve cercare di proporre e incontri. L'incontro, la fase istituzionale, l'istituzione deve proporre e stimolare gli incontri, perché l'imprenditore ha bisogno di incontrarsi. Se non si incontra, io non so quello che produce l'altro non so quello che io sto facendo. E poi, tornando al fatto che io analizzo questo documento dalla fine, il problema è che noi imprenditori pescaresi non abbiamo un interlocutore bancario. Il problema nostro è che a Pescara non c'è una banca, non c'è un istituto bancario, perché oggi l'attività non è che non c'è, l'attività dell'imprenditore c'è. Il problema è che ci sono troppi documenti che girano, che rappresentano titoli, ma che in questo momento non ci dà la possibilità di essere liquidi. Quindi noi non possiamo reinvestire all'interno delle nostre imprese, non reinvestendo, per quale motivo non riusciamo a essere competitivi sul mercato. Il tessuto pescarese è sempre stato un tessuto di terzisti, pochi sono quelli che producono, pochi. Se il terzista perde il pagamento del fornitore, fondamentalmente e formalmente rischia di avere dei grossi problemi finanziari. Io nella mia proposta rispetto agli altri l'ho detto a dicembre, dove ieri anche me l'hanno ricordato a TV6, che penso che gli imprenditori, tutti quanti noi possiamo e abbiamo la forza di metterci insieme per rifare una nuova banca di credito cooperativo. L'ho già costituita come comitato, con un minimo di 500 euro, un massimo di 50.000 euro, e questo è un punto d'inizio, perché gli imprenditori, noi siamo in grado di poter decidere le strategie di un istituto che oggi ci può aiutare. Lo farò anche se non dovessi essere presente. Grazie a tutti. È una precisazione, ovviamente abbiamo imposto i 5 minuti perché, capite bene, con 9 candidati, poi oggi eravamo 7, è difficile gestire e dare la possibilità a tutti di esprimere in così poco tempo il programma, ma se avessimo allungato ulteriormente gli interventi sarebbe diventato veramente biblico. Io proporrei una cosa, perché gradirei che alle domande rispondessero anche brevemente tutti i candidati, quindi daremo anche qui un tempo secco di 1 o 2 minuti perché tutti possono rispondere. Intanto vi pregherei, chi vuole intervenire, se si vuole prenotare con Stefania, che è a vostra disposizione, in modo che raccogliamo 6-7 domande e poi permetteremo ai candidati di rispondere. Per adesso invece, con grande piacere, do la parola a Giuseppe Girolimetti, presidente dell'ANCE, perché anche poi dalle presenze in sala vedo un forte con,
componente di costruttori che logicamente significherà qualche cosa. Quindi ti do la parola, così introduci anche magari la prima domanda a cui poi associeremo le altre per la risposta. Grazie Enrico, buonasera a tutti, ringrazio tutti i partecipanti. Certo, i costruttori sono presenti in massa perché sono molto attenti a quello che succederà alle prossime elezioni. Proverò brevissimamente, velocemente, a riassumere quello che gli argomenti che più mi hanno colpito. Devo dire, sono d'accordo con l'analisi di De Camilli sull'andamento dei lavori nel Consiglio Comunale. C'è stato da una parte, da una parte all'altra hanno tutte e due le proprie colpe, e qui ha ragione anche il sindaco allora quando dice che c'è necessità di un salto culturale, di una crescita culturale. Alessandrini, abbiamo sentito più che altro, ecco, abbiamo avuto questa impressione su cosa ne pensa per esempio dell'area metropolitana, del progetto Grande Pescara, che per noi è un primo passo prima di arrivare all'area metropolitana, sulla quale noi sicuramente siamo d'accordo, a te ci arrivo dopo. Guerino Testa, devo dire, è stato molto bravo, vedo che ha fatto i compiti a casa perché l'ha risposto puntualmente a tutti i nostri punti, quindi per il documento sicuramente l'ha letto, e per quanto riguarda i punti riguardanti l'edilizia ha detto quello che farà, io me lo auguro, sono tutti punti che noi auspichiamo, però ecco, qui arrivo a Corneli, lui si lamentava della burocrazia che ci è voluta per arrivare ad avere la VAS sul piano regolatore portuale, adesso se si dovesse ricominciare da capo, ecco, tu sai bene, lo sai perché conosci i nostri problemi, che queste cose noi le viviamo tutti i giorni, figurati se vi lamentate voi, che noi di solito accusiamo di essere la parte in causa del problema, figurati noi che invece queste cose le viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle. E qui arrivo al punto principale. Noi abbiamo parlato della tracciabilità delle pratiche amministrative, oggi sul centro ci sono molti spunti per domande, però io penso che il problema principale che riguarda le nostre imprese, quelle delle costruzioni, forse principalmente perché c'è un rapporto diretto con la pubblica, con l'amministrazione comunale, magari altri settori hanno rapporti con il Ministero, noi abbiamo rapporti direttamente con la pubblica amministrazione, è un atteggiamento che c'è all'interno della struttura, non della struttura politica, della struttura amministrativa, della tecnostruttura, per usare un termine che usiamo spesso noi, dove l'impresa in senso lato, l'impresa è vista come un problema e non come una risorsa. C'è un atteggiamento proprio di muro contro muro, qualsiasi cosa noi andiamo a proporre viene visto un attimino, adesso mo che succede, che vuole questo qua, dove lo posso fermare, perché fondamentalmente è questo, mentre invece bisogna cambiare. Siamo d'accordo, non consumo di suolo, però allora dateci la possibilità di ristrutturare, e non va bene neanche quello, demolizione, demoricostruzione non è possibile. Cosa vogliamo fare di questa città? Io vi chiedo, il problema che io vivo principalmente, che sento di tutti questi come quello principale, è quello di questo atteggiamento negativo nei confronti dell'impresa. Quindi tutta la burocratizzazione che viene dopo viene in funzione di questo atteggiamento negativo. Per cui è facile trovare il cavillo per bloccare qualsiasi iniziativa quando poi le regole non sono chiare, ma quindi principalmente bisognerebbe cambiare questo atteggiamento. Chiudo dicendo, mi auguro che nei prossimi interventi ognuno di noi mi dia una risposta a questo tema. Grazie Giuseppe. Allora, solo per spiegare un attimo ai candidati, io ho 8 prenotazioni, vi prego, le domande, poche premesse, arriviamo subito alla domanda perché capite che poi ci sarà la risposta, i tempi sono lunghi. Le risposte verranno date in ordine diverso, in modo tale che chi ha parlato prima nell'intervento adesso parlerà per ultimo.
Quindi vedo del primo prenotato, ingegner Paolo Cinque, se gli puoi portare il microfono, Stefano. E i candidati, se si vogliono affrontare le domande, perché faremo rispondere tutto in un intervento successivo. Vengo a Luca subito, perché così accontento il Presidente. Diciamo, pongo un quesito, una domanda, una ipotesi che la base mi viene sollecitata. Per la verità non è un argomento che è stato inserito nel documento, ma più che altro è un fatto di diplomazia, diciamo così, perché parliamo di prassi, di atteggiamenti piuttosto che di regole vere e proprie. E il nostro mondo, quello delle costruzioni, sapete che si chiama difficoltà epocale. Mi hanno lasciato il compito di parlare in particolare con i pubblici e di porre questa questione. E innanzitutto, brevissimamente, di questo abbiamo fatto un'unione in comune tempo fa, però per esempio in provincia non se ne è parlato, di qualche altra cosa si è parlato in provincia, magari non si è parlato in comune, allora sintetizzo. Il problema dei pagamenti alle aziende che non sono in regola con il documento unico di regolarità contributiva, oggi può essere effettuato praticamente soddisfacendo le esigenze delle istituzioni non soddisfatte, quindi IPS e tasse libere, e poi liquidando la differenza all'impresa. Questo è una regola, diciamo, una norma precisa dello Stato, perché è stata fatta una legge, un decreto in questo senso. Quindi ti pregherei di poter soddisfare le imprese anche in presenza di questa irregolarità del tutto, cioè rispettando la regola del gioco. È una cosa un po' faticosa, perché bisogna raccogliere dagli istituti i crediti degli istituti stessi, soddisfarli e poi pagare l'impresa. Però attivando e funzionare in maniera sistematica, questa cosa può essere fatta. Questa, diciamo, è una richiesta che, voglio dire, non credo meriti particolari risposte. Una risposta invece nelle prassi io la chiederei riguardo l'affidamento dei lavori, quelli, diciamo, che riguardano le procedure negoziate, perché sulle procedure negoziate la norma stabilisce che si può fare, si può, diciamo, utilizzare un atteggiamento un po' come dire, conservativo rispetto alle imprese locali. Lo fanno tutti i comuni d'Italia, tutte le stazioni appaltanti d'Italia cercano di limitare al territorio gli inviti per le gare sotto 1 milione di euro. La norma tutto sommato lo consente. È chiaro che, se parliamo di trasparenza, questa è una cosa oggettivamente un po' antipatica da dire, ecco perché non l'abbiamo inserita nel documento. Però d'altra parte io ho una base che si ribella al fatto che purtroppo siamo in difficoltà con tanti lavori, quindi si chiede all'amministrazione comunale di dare un contributo in questo senso. Quindi le imprese si conoscono, c'è una SOA che dice quali sono le imprese qualificate. Si vorrebbe che si limitasse ai limiti della legge, evidentemente nessuno chiede a nessuno di fare cose non regolari, la chiamata alle imprese locali più qualificate. Questo può produrre peraltro anche un vantaggio importantissimo, che la qualità dei lavori che si riesce ad ottenere è superiore a quella che oggi io vedo purtroppo che si riesce a ottenere con appalti che vanno sul mercato, che è un mercato un po' spregiudicato. Grazie Paolo. Questo è un argomento che sicuramente voi avrete seguito, è stato anche un cavallo di battaglia dell'associazione costruttori di Chieti nei confronti del comune, anche se lì c'erano diversi aspetti. Ricordiamoci sempre che un'impresa locale, per dire, lavora soprattutto localmente, quindi non è che fa il lavoro e scappa, rimane qui ed è, può essere una garanzia effettivamente per le amministrazioni, compatibilmente con quelle che sono le regole. Però formare degli altri fiducia dove presumibilmente si iscriveranno soprattutto imprese locali potrebbe essere una mano legittima e regolare al territorio, no? Al di là del fatto che noi logicamente promuoviamo sempre la concorrenza tra le aziende locali e anche al di fuori. Ingegner Bianchini? Sì, io volevo intervenire su un passaggio che c'è nel documento a proposito della TARI. Gabriele, se prendi